Oh, ma ti rendi conto? Manco quest'anno mi fanno fare le ferie di Natale. Cioè, non è possibile, io non ce la faccio più con questi contratti a termine. Mi dici tu cosa devo fare? Come faccio a organizzarmi la vita? Guarda, ti dico una cosa. Devi saperci fare per ottenere quello che vuoi. Fai valere le tue qualità, vai dal boss e gli parli. Testa alta e petto in fuori. Petto in fuori io? Cioè, ma mai vista? C'ho una prima in retromarcia. Non c'entra nulla, fai valere la tua retro. Del resto si sa, il vintage va sempre di moda. No vabbè, ma tu stai fuori come un balcone. Anzi, come i panni stesi fuori dal balcone. Oh, senti, le ferie le prenderei a tempo debito. Gavetta, signorina, gavetta. Hai visto come stanno litigando per l'ultimo giorno di lavoro? Io ho finito adesso di litigare per il primo giorno di lavoro con mia moglie. Io sono italo-siciliano e ho deciso di venire qui in Italia a cercare lavoro dopo l'insistenza sua. Vai a trovare un lavoro. Ho trovato il lavoro e adesso mi sta rimproverando perché sotto Natale mi dice che ho trascurato la famiglia e ho disonorato la regola che vige nel quartiere. Nel mio quartiere vige una regola che è quella di lavoro non ce n'è e si cerca, ma se non se ne trova, ma se ringrazia Dio. E io sa cosa gli dico? Ha ragione mia moglie. Allora gli ho detto, guarda, io torno. E lei sa cosa mi ha detto? Te lo dico io cosa mi ha detto. Non puoi. E perché non puoi? Perché mi ha detto che per salvarmi l'onore e la faccia, gli ha detto ai miei amici che mi conoscono, che per non vergognarsi, gli ha detto che mi avevano arrestato. E per essere più orgogliosa, gli aveva detto che mi hanno dato l'ergasto. Ora sai cosa gli dico io? Che appena divento ricco mi fermo. Se no faccio gli ultimi 35 anni di lavoro e poi torno giù e gli dico ai miei amici che ho contato l'ergastolo, perché questo da noi è onore. Anche lei è il primo giorno di lavoro. Guardi, io anch'io oggi sono 4 ore che sto aspettando qualcuno che mi venga a presenziare, ma adesso faccio io una strage. O ammazzo io qualcuno, l'ergastolo lo danno a me, che poi non sono 35 anni, ma sono 30 anni. Quindi poi con la buona condotta, l'indulto e quant'altro, poi c'è il 50% di sconto, da 30 passano a 15, quindi anche lei va al suo paese, non ci crede nessuno. E guardi, altro che onore, disonore le diventa. Sai cosa gli dico? Glielo ammazzo io un cristiano. Ma l'ammazza lei? Io glielo ammazzo. E allora grazie. Me ne vado. Oh, mister Saputello. Te che sai sempre tutto i fatti dell'azienda. Di un po', ma il presidente c'ha la tresca con la segretaria o... Il presidente? La tresca? Io, piuttosto che occuparmi della tresca del presidente, mi occuperei di ben altre tresche. Uè, te capì? Sure tresca! Ma a me? Ma cosa mi dici mai? Abbia pietà! Ma perché, Ciccio, ti senti parte lesa? Beh, che parte lesa, Lisa? Che stai a dire? Mo te le do la faccia se vengo là. Piuttosto raccontami una cosa. Racconta la segretaria, anzi la collega. Cosa hai combinato a cena che eravate così, eh? Ma che vicini, ma che colleghi. È normale che eravamo vicini, no? Siamo colleghi. Eravamo collegati. Cosa facciamo qui? Pettiniamo le bambole? Ma dai, metti il tuo cellulare che spacco! Ovviamente! Perché non hai ancora usata la nostra nanotecnologia? Usa Diamond Mobile Zero Generation System e vedrai che anche il tuo catorcio di cellulare resisterà a urti e forti pressioni. Diventerà 6 volte più duro! E meno male che lavori qui. Se è così però, porca puttana, me lo prendo anch'io sto coso qua, Mi ignorate? Benissimo. Andrò a parlare al presidente delle vostre tresche. Ah, una cosa, dimenticavo. Che cacchio sono queste tresche? Scefali! In questa accademia non ci capisco niente. I pietosi, il ciclo. Signor Gaudi, anche oggi è arrivato in ritardo. Molto bene. Io non sono arrivato in ritardo, è colpa sua. E perché sarebbe colpa mia? Per quale motivo? Non si incazzi, lei mi ha detto ieri, i giornali sono leggi a casa sua. Io sono venuto a casa sua. A casa mia, non faccia lo spiritoso, signor Gaudi. Non l'ho trovato però. Signor Gaudi, lei è arrivato con ben 2 ore di ritardo. Te ne sconterò, naturalmente, sia chiaro. Lei è diventato buono, ieri me l'ha dato 8-4. Signor Gaudi, non faccia lo spiritoso. Guarda,
Non fate lo spiritoso, non le do nessuna ora. La ringrazio. Le do ben 5 ore di ritardo. La ringrazio. Va bene? La ringrazio, lei è buono, perché tanto io devo portare mia moglie a fare shopping. No, lei. E lei senza di me non va a fare shopping. Lei non andrà a fare shopping perché lei deve restare qua in ufficio fino a quando le dirò io. No, no, io devo. Non fate lo spiritoso. E a proposito, le presento la signora Rialti. Venga, signora Rialti, venga. Piacere, dottore. Lei è Rialti, io sono basso, ma non ha importanza, la porterò fuori. Signor Gaudi, non faccia lo spiritoso e mi raccomando, le faccia un cospicuo affiancamento. Non si preoccupi, gli faccio un affiancamento con i fuochi d'artificio e manca la fontana di Trevi, non serve niente. Se lei viene con me... Signor Rialti, per favore, la ringrazio signorina, può andare signor Rialti, e si contenga, è sempre il solito lei. Ma... guarda, vado meglio che vado avanti a studiare in questo ciclo qua, con motociclo, con la bicicletta. Questa accademia non si capisce niente. Allora, il ciclo è importante, l'impostazione però. Le sue caratteristiche. Ragazzi, ricomponiamoci, sta arrivando il presidente. Ma cosa fa con quella di te? E si mette a posto con questa cravatta, lei sempre soldi. Ragazzi! Tutti zitti! Sta arrivando il presidente! Presidente, ascolta la bottiglia, ascolta la bottiglia, presidente. Ragazzi. Ecco il presidente. Grazie Federica e buonasera a tutti. Sono felice e orgoglioso di essere qui con voi questa sera. Siamo ormai un'azienda affermata, un'azienda importante, ma anche noi abbiamo delle aree di miglioramento. Dobbiamo impegnarci tutti a rispettare le regole, perché so che non tutti andate d'accordo. Quindi, signori, se ognuno di noi si rispetta e rispetta le peculiarità di ognuno di noi, potremo ottenere grandi risultati e ognuno di voi potrà diventare un grande leader. E con questo vi voglio augurare un felice Natale. Ura! 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 SDS, saper donare sapere.